anziché essere degli individui che vanno a comporre una collettività, noi siamo una collettività che dal lavoro comune fa emergere degli individui. Un punto fondamentale di ricerca della nostra compagnia è il lavoro sul corpo. Partiamo dalle pratiche del Mime Corporel Dramatique, fondate nella metà del 1900 da Étienne Decroux in Francia. Sono pratiche di teatro fisico. Il tentativo che vogliamo fare è di trovare un giusto dosaggio tra mimo e parola. Per quanto riguarda Frankenstein, faremo un lavoro sul coro, ovvero come il coro racconta una storia attraverso sia le parole con la drammaturgia che con il corpo. Il lavoro corale è sicuramente una pratica che sta al centro della nostra attività teatrale. È sicuramente un aspetto che cerchiamo di caratterizzare e enfatizzare nel lavoro in scena, ma non solo. È una componente che noi cerchiamo di avere in tutte le fasi del lavoro, anche nello specifico rispetto a Frankenstein. Anche se a distanza abbiamo cercato di avere sempre un confronto collettivo sui materiali e sulle proposte che magari arrivavano principalmente da me o da Cornelia, ma che poi riguardavano a livello di discussione tutto il gruppo. Questo poi pensiamo possa avere anche un risvolto positivo in scena. Ci piace pensare che anziché essere degli individui che vanno a comporre un gruppo, una collettività, noi siamo una collettività che dal lavoro comune fa emergere degli individui.